Avrebbe trascorso la nottata nel reparto rianimazione del San Bortolo di Vicenza. Il motociclista quarantenne trasportato in codice rosso nella prima serata di lunedì con l'ausilio di un'elioambulanza del 118 inviata a Longa di Schiavon dopo la collisione tra un'auto e una moto pilotata dall'uomo rimasto gravemente ferito. L'allarme era stato dato ieri alle 19:30 da chi ha assistito allo scontro con ad avere la peggio il motociclista sbalzato sull'asfalto lungo la provinciale 248. L'incidente si è verificato di fronte alla chiesa di San Giovanni che sorge nella frazione di Longa. A decidere il trasporto via cielo dell'uomo in gravi condizioni il personale di pronto intervento. I traumi da impatto su tutto il corpo e la possibilità di lesioni a livello cranico avrebbero consigliato il trasferimento verso il polo specializzato nelle cure sui politraumatismi. Non sono per ora note generalità e provenienza del centauro né la ricostruzione e le dinamiche dell'incidente.